Benvenuti a Fabi Risponde, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani che si occupa di dare risposte ai quesiti dei lavoratori bancari sulle regole e sulle leggi del settore. Parliamo oggi di credito, in particolare della par condicio creditorum. Di cosa si tratta? Letteralmente significa parità di trattamento dei creditori. In caso di concorso di creditori, conformemente all'articolo 2741 del Codice Civile, i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Questo principio va sotto il nome di par condicio creditorum e vale fatte salve le cause di legittima prelazione previste dalla legge, casi in cui alcuni creditori sono preferiti rispetto ad altri. In base a questo principio si possono quindi identificare due classi di creditori. La prima è quella dei creditori titolari di un diritto di prelazione, i quali, in forza di tale diritto, verranno soddisfatti prima degli altri creditori e, se possibile, fino alla concorrenza dell'intero credito vantato. La seconda categoria è quella dei creditori chirografari, i quali verranno soddisfatti in subordine rispetto ai privilegiati e in proporzione e non per l'intero. Quali sono le cause di legittima prelazione? La prelazione è un'eccezione al principio della par condicio creditorum ed è ammessa solo nei casi previsti dalla legge, che sono pegno, ovvero il diritto reale che il debitore o un terzo concede al creditore su una cosa mobile a garanzia dell'obbligazione contratta, l'ipoteca, ovvero la garanzia reale che si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri presso le conservatorie dei registri immobiliari, e infine il privilegio, ovvero il titolo di prelazione che attribuisce al creditore, che ne è titolare, la possibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio credito con preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati, detti appunto chirografari. Possiamo fare un esempio? Questa parità di trattamento, con le relative eccezioni previste solo ex lege, trova specifica applicazione nelle procedure di liquidazione del patrimonio del debitore e, in particolare, nella liquidazione derivante dalle procedure concorsuali, nello specifico nel fallimento. Ne sono esempi le norme che prevedono, dal giorno della dichiarazione del fallimento, che nessuna azione individuale o esecutiva può essere iniziata o proseguita dai creditori sui beni del fallito, o le azioni che consentano il recupero in favore della massa creditoria delle somme e dei beni usciti dal patrimonio del debitore prima del suo fallimento, la cosiddetta revocatoria fallimentare. In sostanza, per il principio della par condicio creditorum, tutti i creditori, prima che inizi l'espropriazione sui beni del debitore comune, si trovano sullo stesso piano di partenza e hanno il diritto di concorrere proporzionalmente all'entità dei rispettivi crediti sul ricavato. Quali riflessi ha tutto questo sul rischio di credito della banca? Quanto esposto assume un particolare rilievo in ordine alla valutazione che dovrà effettuare un istituto di credito in ipotesi di affidamento, con particolare riguardo a vari strumenti di tutela che si dovranno predisporre nei confronti dell'inadempimento o dell'insolvenza del soggetto affidato. Sarà quindi indispensabile, ai fini di una corretta determinazione del rischio, sapere se il creditore della banca possa trovare esaustiva capienza nel patrimonio del debitore o di un soggetto garante del debitore. E ciò con riferimento all'eventualità di dover ricorrere all'esecuzione forzata sui beni del debitore in caso di inadempimento dell'obbligazione contratta.